Miei cari, grave è l'ora che l'umanità tutta sta vivendo. Ogni specie di persecuzione che l'umanità si procura diventa una nuova flagellazione per il mio cuore. Ma la potenza dell'uomo, con la sua violenza, non può prevalere, poiché io ho saputo farmi l'ultimo degli uomini per non impormi agli uomini con i segni della mia potenza, scegliendo i soli mezzi che fanno del mio insegnamento e della mia vita una testimonianza di tolleranza. Miei cari, la verità ha tutti i diritti e deve venire prima di tutto. La parola che vi mando a portare è sicurezza preziosa. Nell'uomo d'oggi si è distrutto ciò che garantiva la sua sicurezza e l'uomo, spogliato di sicurezza, è drammaticamente vulnerabile. Io desidero che ogni credente sia più grande di ogni inganno e più forte di ogni violenza, più forte della tentazione di mentire alla verità. A voi, miei cari, che credete nell'amore del Padre, io vi dono la grazia di saper perseverare. Una perseveranza che è virtù di chi non accetta la vittoria dell'errore e della violenza. In un momento in cui molte cose scandalizzano l'intelligenza e atrofizzano il cuore e riescono ad incepparlo, a non farlo più vivere e a non reagire, in fondo al cuore di molti uomini c'è anche un abisso di paura. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.